vai in montagna! Sì, ragazzi, benvenuti alla caccia al tesoro in montagna! Nel bosco non potete entrare così. Prima di entrare dovete bere questa pozione animaletta. Le pozioni animalette? Siete coraggiosi? Nicola è molto coraggioso. Anche Matti, brava! Mi sento molto animaletto, l'ho bevuta tutta. Bravo! Adesso vedremo se hai il coraggio di passare attraverso questa porta magica per entrare nel bosco. Matti, fai la conta per decidere chi attraverserà per prima la porta. Con la pipa in bocca. Dai, a chi la toccare? L'hai toccata proprio tu. Chi? È Nicolò il primo a entrare. Noi Matti guardiamo che cosa succede proprio qua dietro. Sento dei rumori strani. Tu Matti? Sì. Ma cosa succede là dietro? Andiamo a vedere Matti. La trasformazione è avvenuta. Trasformato, è diventato un dinosauro. E la coda si muove. Ma Matti è sparita. Ma anche lei finirà dietro la coperta magica. Aspetta, ecco. Cosa è successo? Basta. Vediamo chi esce. Wow, Matti! Hai la coda unicorno arcobaleno! Adesso sì che siete animaletti e potete mimetizzarvi nel bosco! Scodata di coppia! Nel bosco bisogna stare attenti alle tracce. Vedo delle tracce. Che animale potrebbe essere questo? Maialino! Il maialino del bosco? Seguiamo le tracce. Aspetta, cos'hai trovato? Sono tante. Guarda, Matti! Io so! Conosci quel maialino? Sì! È dei porcellini. Dici che sia dei porcellini? C'è un altro, il secondo. Non dimmi che c'è anche il terzo? Sì. Eccolo, è proprio lui. E le tracce ci portano alle loro casette. C'è anche il lupo. C'è anche il lupo. E anche due sfide da fare. La prima sfida è per Matti. Metti il porcellino al posto giusto e io ci metto il lupo. Ecco qui. Ora dobbiamo usare tutte e tre le casette, quella di paglia, quella di legno e quella di mattoni. Le casette devono proteggere ovviamente i porcellini, ma dobbiamo metterle tutte e tre per forza sulla bacheca di gioco. Proviamo, iniziamo con la casetta di legno, ma questa copre anche il lupo. Allora la giriamo. Ecco, ora devono stare quella di fieno e anche quella di mattoni, qui nell'angolino. Però mi sa che questa adesso non ci sta. Ah, non c'è posto! Cambiamo. E allora riproviamo. Questo qui, riusciamo? No, c'è il lupo! Proviamo così. Sì. Buona idea. Poi così? Ce la facciamo? Sì! Vai, brava! C'è tanto il lupo. E il lupo fuori. E il lupo è fuori. Non pappi oggi, lupo. Andiamo alla sfida numero 2. Qua ci sono tutti i porcellini da proteggere. Ognuno con la sua casetta. Posizioniamo anche il lupo. State tranquilli, il lupo non arriva. Adesso Nicolò vi protegge. La prima casetta. Così. Quella di legno. Già fatto. Grande, bravissimo. Il lupo l'avevamo già incontrato nella caccia di Pineto con cappuccetto rosso. Dov'è che aveva nascosto il prossimo indizio? Bravo, ti ricordi bene. Giriamo tutto. E c'è il prossimo bigliettino indizio. Io ho visto una zampa di gatto. Una zampina? Cane. Vediamo. O di lupo forse. È la firma del lupo, Matti. Sì. I maialini non mi avete fatto mangiare. È un po' triste. Ma io sento degli uccellini cinguettare. Degli uccellini? Proviamo ad ascoltare. Di qua. Giusto. Li sento. C'è un cartello. Eccoli qua. Sono proprio gli uccellini. Salvate gli uccellini, portateli sulla testa fino al loro nido, che è quello laggiù rosso. Raccogliete un uccellino, lo appoggiate lì sopra. E questo piattino morbidino lo mettiamo sulla testa. Bravissima. Brava Matti. Bravo Nicky. E in mezzo al bosco, se cade lo riprendiamo, portiamo, brava Matti, l'uccellino fino al suo nido. Ah, eccolo! Eccolo qui, Matti, sei stata bravissima! Ecco che arriva anche Nicky. Bravo, occhio! Recuperiamolo! Ecco l'uccellino. Arrivare. Vai. Fino al nido, bravo! Vai, Matti! Eccolo qua! Bisogna stare attenti, che nel bosco è pieno di ostacoli. Matti, bravo, Nicky, occhio! Insieme. È volato via! C'è stata una caduta di coppia. Bravo, Nicky. Bravissimo! Grande, senza toccare, bravo! E siamo tre uccellini! Ultimo. Brava Matti, al volo! Bravissimo, bravo. Grande! E l'uccellino è arrivato! L'ultimo di Matti, brava Matti! Brava! Tutti al loro nido! Branch, sono Poppy, mi senti? Ho sentito una voce, l'avete sentita anche voi? Ho visto qualcuno! Eccolo! È proprio Branch! Ciao Branch, mi senti? Ciao! Chi è che ti parla? Poppy! È Poppy, veramente? Premi per parlare! Chiediamole che cosa vuole. Prova, schiaccia l'orecchia e chiedi a Poppy.
Cosa vuoi? Ho trovato qualcosa di incredibile nel bosco. Ma sei proprio tu, Brent? Sono Nicolò. Ciao, Nicolò. C'è anche Matilde? Sì. Sì, c'è anche Matilde. Prendete Brent e seguite le mie indicazioni. Fatti 10 passi in avanti. Avanti di 10 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stessa, stop! Fate una piroetta su voi stessi. Una piroetta su noi stessi. Vai, Mati! Vai, Nicky, bravissimo! Adesso cosa facciamo? Due passi a sinistra. Due passi a sinistra, di qua. 1 e 2. Girate a destra. Giriamoci a destra, di qua. Tutun. C'è solo il bosco. Avanti di 3 passi. Avanti di 3 passi. 1, 2 e 3. Girate 90 gradi a sinistra. A sinistra e 90 gradi, credo di qua. Ma c'è ancora bosco. Ma no, quella è la destra. Ops, è la destra. Allora da questa parte. Avanti 3 passi. Va bene. 2, 3. Avanti 3 passi. Occhio al filo. L'avete trovata? Sì, l'abbiamo trovata. Guardate cosa ha trovato Poppy, una mystery box. Nel bosco? Nel bosco. Dovremo avere il coraggio di mettere le nostre manine qua dentro e scoprire che cosa c'è. Ogni volta che indovinerete un oggetto della mystery box, aggiungerò una letterina su questo messaggio. Potrebbe essere proprio il prossimo indizio. Che cos'è secondo voi? Un ramo. Una vediamo? Pigna. Una pigna e un ramo? Sì. È giusto, ragazzi. Sono un rametto. È una pigna. Vi do due letterine. Qui c'è una E e qui cosa è uscito? Una M. Una M. Pronto? Chiacchierini, è pronta la seconda prova? Dentro con le manine? Un sasso. Brava, Mati! No, Pino. Mati ha trovato il sasso e Nicolò un rametto di... abete! Ecco i nostri troll come al vento, liberiamo la prossima lettera. Allora potrei mettere una S qua. E poi... e poi metterò una U qua, dai. Una U? Non è ancora molto chiaro. Siete pronti, ragazzi? Vai con le manine, allora. Cosa potrebbe essere? Un scotch. Bravo! E tu, Matti, cosa potresti aver trovato? Una LOL. Una LOL nel bosco? Ma che LOL è? Vediamo. Vediamo? Ah, certo! Ma è proprio Baby in the Woods! Non poteva che essere lei! E con lo scotch avete liberato le ultime lettere. Ma ci sono tre. Giusto, hai ragione. Ci sono tre buchetti ancora. Però le lettere sono solo due perché una si ripete. Allora, qua ci mettiamo una G. E qua vanno due I. Seguimi! Vuol dire che questo filo dobbiamo proprio seguirlo. Attenzione agli ostacoli del bosco. Seguiamo il filo. Ma Nicky! Ah, qua c'è un filo per Nicolò. E qui c'è un filo per Matilde. Allora, Mati, segui di qua. Il percorso si spezza. Nicolò, va di là. Matilde, va di qua. Io vi seguo tutti e due. Occhio, occhio. Passa di qua. Attenzione ai rametti. Attenzione ai tronchi. Non calpestiamo i funghetti che è pieno di funghetti. Brava, Mati. Ma vi porta allo stesso posto. Vediamo. Ah, un pacco sorpresa per Nicky e uno per Mati. Cosa si nasconde qua dentro? Io me la ricordo questa pasta. Anch'io. Sono i Playful Pals e questa è la serie 2. Troveremo dei nuovi cucciolini nella pasta da modellare. Andiamo al nostro tavolo di unboxing. Questa è la nuova collezione dei 13 cuccioli che si possono trovare. Mi piace questo. Il cricettino. Allora, a me piace questo qua. Il barboncino rosa. Questo qua. Il coniglietto. Questo qua. Amore, sono tanti. Qua. Ma mi piace anche questo. E anche la mucchetta piccola. È il porcellino, è super raro. Che bello. Con le guancette tonde. Chi mi ricorda? La mamma. No. Ma prima di aprirli facciamo il giro di animaletti. Apriamo la pasta bicolore e vediamo cosa troviamo all'interno. Ho trovato quello. Cosa hai trovato? Il criceto. Il cricetino. Io ho trovato il cagnolino. Il cagnolino. È un carlino. È una femminuccia, Marti. Si chiama Shelby. Sì, pasta modellabile. Non vede l'ora di modellare la pasta, che ricordiamo non si secca mai. Ho già tolto la testa. Ah, possiamo togliere la testa. E fare cambio. E anche fare cambio. Oh, ma troppo simpatico il cricetino. Mati, credo che tu abbia visto il booklet. Riuscirai ad aprirlo per prima? Tira fuori tutta la pasta da modellare. Lo facciamo per bene sul tavolo, senza lasciare ovviamente niente nel bosco. Mati, sei arrivata. Anche Nicky ci sta arrivando. Vai, eccolo qua, ma bisogna anche aprirlo. Eccoci. Io ho trovato uno di questi. Ecco, sì. È proprio lei. Chi ha detto io? Nicky ha trovato Squeaky. Questo è il cricetto cagnolino. È rotolino. E questo è il cane cricettino. Guardate, l'ho mischiata tutta. Mescolata. Adesso cosa costruisci, Mate? Una pallona gigante. Una super palla. Anzi, facciamo la palla tutta per loro. Mi sembra una bellissima idea. Una bella schiacciata. Ah, com'è rilassante?
se io sento. È proprio misto. Tutto un misto colore. Guardate che bella. Come funziona questa tana? Praticamente lui se vuole andare, se gli scappa la pipì, lui entra qua e sì. La fa. Ah, bene. Praticamente così. È un tunnel, bellissimo. Psss, quanta? Qua c'è un buchetto per non farlo uscire. Giusto. Fa come Mati, si fa una bella spiaggia. Mm. Poi si arrotola un po'. Un rotolino, tutto intorno, aspetta che giro, anche io. Hai avvolto per bene, eh? Poi si fa un buchetto. Il buchetto. Si avvolge ancora un po'. Poi si infila dentro il nostro coso. E quando si vuole far uscire? Salta fuori così. Sì. Ding. Allora, cari cuccioletti, qual è stata la vostra sorpresa preferita? La coda di unicorno. Eccola là dietro. Quella dinosaura. Il dinosauro è ballerino. E poi i poppi. E poi la pasta modellabile. Anche la casa che ha fatto Nicky. È molto bella questa tana. La ruota per il criceto. Senti, ma io che sono lupacchiotto non ti sono piaciuto? No. A te, Nicolò, dinosauro, cosa è piaciuto? La coda, che scodazza. Anche quella da unicorno. Anche quella da unicorno. Bibi, pronto, pronto. Il signor Branch. Anche questo. Ma è bellissima questa Bibi. Tana. Ciao. E voi ragazze, qual è la vostra sorpresa preferita? Fateselo sapere qua sotto nei commenti. A me sono piaciuti gli uccellini. Vai, portalo quale? Ma ti stai spostando? Sì, lo sto facendo apposta. Bravissima. Cip. A me piace Branch. Poppy, sei pronta per il pollicione? Sì. E se questo video vi è piaciuto, come a questo insetto piace la chioma di Poppy, mettete un codone, pollicione. Iscrivetevi ragazzi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E non fate le mosche che si nascondono nelle casette, scaricate l'applicazione GBR. Ciao.